Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura parliamo di politica, la decisione era nell'aria, quella che riguarda il rimpasto di Giunta al comune di Pescara, ma la comunicazione ufficiale è arrivata questa mattina da parte del sindaco Marco Alessandrini nel corso del consiglio comunale. Il primo cittadino ha annunciato l'azzeramento delle deleghe degli assessori, ringraziandoli per il lavoro svolto fino ad ora e rimandando alla prossima settimana l'ufficializzazione della nuova giunta del comune di Pescara. Andiamo a sentire il servizio di Paolo Renzetti. La revoca dell'assegnazione delle deleghe, qualcuno potrà volgarizzarlo come azzeramento, in realtà è un percorso che determina la continuità dell'azione amministrativa, perché l'organo di governo resta operativo, sia pur con gli assessori svuotati dalle deleghe, anzi gli assessori sono invitati al disbrigo degli affari correnti. Il rimpasto tanto atteso della giunta Alessandrini è ora ufficiale. È stato lo stesso sindaco ad annunciare la revoca delle deleghe agli assessori questa mattina nel corso del consiglio comunale, subito dopo l'approvazione da parte dell'aula del bilancio consolidato. La nuova giunta verrà presentata all'inizio della prossima settimana. Come annunciato dallo stesso primo cittadino, qualche assessore però uscirà dalla giunta. Superato naturalmente questo scoglio del presesto, parte inevitabile una fase 2, in cui è necessario l'assunzione della relativa responsabilità, puntare chiaramente su una serie di obiettivi programmatici, chiari, visibili e netti. Il più importante, ce ne sono tanti, io ne indico due. L'uno è certamente l'area di risulta, l'altra partita è quella importantissima della qualità ambientale, che significa disinquinamento delle acque del fiume e disinquinamento delle acque del mare. Per fare questo c'è bisogno naturalmente di una rinnovata spinta propulsiva da parte dell'esecutivo, che io ricostituirò all'inizio della settimana prossima, consapevole naturalmente del debito ringraziamento a quanti sono stati fin qui compagni di viaggio, qualcuno ci sarà, qualcun altro no. Naturalmente al netto dei rapporti personali che ci sono, questo è il palazzo della politica e credo che si debba andare oltre la logica dell'orticello, ma cercare di considerare che in ballo c'è un bene superiore, ben più ampio della mia e della vostra persona, che è quello della città di Pescara. Adesso cambiamo argomento e ci spostiamo ad Alanno, dove alla ICO sindacati e lavoratori contestano il piano dell'azienda che prevede la mobilità per 90 lavoratori. Il 30 in regione Abruzzo ci sarà un incontro proprio fra l'ente regione, i sindacati e la proprietà dell'azienda. Andiamo a sentire il servizio di Francesca Romana Testi. Era l'ottobre 2013 quando la Kimberly-Clark Corporate, multinazionale statunitense, leader a livello mondiale nel settore dei prodotti in carta, arrivava ad un accordo per la vendita dello stabilimento situato ad Alanno alla società ICO, specializzata nella produzione del cartone ondulato, salvando così tutti i posti di lavoro e dando vita ad una nuova era per un sito produttivo di 220.000 metri quadri, capace di realizzare prodotti venduti su scala mondiale e con macchinari di altissimo livello. Tre anni dopo, e precisamente lo scorso 23 settembre, i sindacati si sono recati a Roma presso il Ministero per discutere del rischio di mobilità per 90 lavoratori. Noi volevamo fare una verifica su quello che era il progetto industriale, che comunque doveva salvaguardare l'occupazione rispetto alla vendita. Purtroppo ci siamo trovati di fronte a un dato di fatto, che l'azienda ci ha detto che comunque vuole aprire una procedura di mobilità per 90 persone. Riteniamo questa cosa non condivisibile. Una situazione che secondo i sindacati richiede un immediato tavolo di confronto con l'attuale proprietà e la regione per pensare a salvare attività e posti di lavoro, cercando nuovi acquirenti appartenenti al settore. Lo stabilimento infatti attualmente lavora solo su due linee produttive e poco più di una decina di lavoratori. Oggi c'è ancora una produzione di prodotto tissue, però questa produzione è stata lasciata dalla ex proprietà, la Kimberly-Clark. Diciamo che la ICO, che ha nel suo core business la produzione di cartone ondulato,
ha provato anche a costruire un proprio marchio commerciale, però ci troviamo di fronte a un mercato difficilissimo. In Italia, soprattutto in Toscana, c'è il più grosso distretto europeo di questo tipo di prodotto e le grosse aziende difficilmente ti fanno entrare nel mercato se non sei un player del settore. Kimberly già ci ha detto che comunque entro il 30 le produzioni per conto proprio finiranno e in quel momento si staccherà tutto, perché non ci sono prodotti che verranno fatti col marchio proprio e che saranno messi in vendita sugli scaffali della grossa distribuzione. E adesso siamo alla cronaca e ci spostiamo all'Aquila. La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 500.000 di euro ad una persona che aveva chiesto il contributo per la riparazione della propria casa, prima abitazione lesionata gravemente dal terremoto del 2009. Il servizio di Giorgio Alessandri. Nell'ambito di un'attività investigativa svolta dalla locale Procura della Repubblica, è stato disposto dal GIP presso il Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta del sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, un sequestro preventivo per una somma complessiva di 470.000 euro. Il provvedimento cautelare, eseguito dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, giunge al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila al locale corpo di polizia municipale. Le investigazioni svolte hanno riguardato un grave episodio di indebita percezione di un contributo pari a 470.000 euro circa, corrisposto dal Comune dell'Aquila ad un soggetto privato che aveva falsamente attestato di averne diritto per la ricostruzione e ristrutturazione della propria abitazione principale, gravemente lesionata dal sisma del 2009. Gli investigatori, a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria, hanno accertato che il richiedente del contributo, attraverso false autocertificazioni, aveva attestato che l'immobile beneficiario della suddetta misura di sostegno pubblico era adibito ad abitazione principale o stabile dimora, mentre in realtà, così come scoperto a seguito delle indagini, la dimora abituale dell'istante, all'epoca del sisma, si trovava a Milano. Gli accertamenti consentivano tra l'altro di accertare che l'indagato non solo non aveva mai dimorato presso l'abitazione per la quale era stato richiesto il contributo, ma l'aveva addirittura concessa in locazione a terzi. I sequestri sono scattati a seguito delle indagini di natura patrimoniale svolte dai militari della Guardia di Finanza, che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibili al responsabile del reato accertato. Proseguiamo con la pagina della cronaca. La Corte d'Appello di Perugia si è riservata oggi di decidere sulla richiesta della Procura Generale di applicare la pena accessoria e quindi di degradare, espellendolo di fatto dall'esercito, il caporal maggiore Salvatore Parolisi, definitivamente condannato a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea. Hanno invece sollevato un difetto di giurisdizione in udienza i difensori del militare, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. La decisione dei giudici sarà depositata nei prossimi giorni. Parolisi è attualmente detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e, se dovesse essere degradato, verrebbe trasferito in una struttura civile. Secondo i legali del caporal maggiore, l'applicazione della pena accessoria è stata chiesta dalla Procura Generale di Perugia su sollecitazione dell'amministrazione dell'esercito dopo che la condanna è diventata definitiva. Gli avvocati Gentile e Cozza hanno eccepito un difetto di giurisdizione della Corte perugina investita quale giudice per l'esecuzione. E adesso torniamo all'Aquila, dove si è presentato alla città il nuovo dirigente della squadra mobile della questura aquilana, Capasso. Arginare i fenomeni mafiosi o di criminalità organizzata nella ricostruzione post-sisma è uno degli obiettivi che perseguirà il nuovo dirigente della mobile aquilana, già a capo della mobile di Teramo e che si è insediato lo scorso 20 di settembre. Capasso è stato presentato questa mattina alla stampa dal questore Alfonso Terribile e subentra Maurilio Grasso, trasferito alla squadra mobile di Roma. Il mio predecessore, ha sottolineato Capasso, ha fatto un lavoro brillante e intendo andare avanti sulle orme da lui tracciate. Capasso ha annunciato anche che riserverà massima attenzione ai reati predatori, poiché sono quelli, ha detto, che colpiscono maggiormente i cittadini.
Ha fatto clamore, cambiamo argomento, la notizia del ritrovamento di diversi chili di alimenti ancora commestibili gettati in un fosso in contrada Fontanelle a Lanciano. Oggi sono arrivate anche le spiegazioni da parte del Banco Alimentare che gestisce la distribuzione degli alimenti destinati alle persone più bisognose. Ascoltiamo il servizio. Pane fresco, latte, confetture, pasta, legumi, tutti alimenti perfettamente consumabili con scadenza tra la fine del 2016 ed il 2017 gettati come rifiuti in un fosso in contrada Fontanelle a Lanciano. Sono tutti gli alimenti marchiati e pagati dall'Unione Europea, aiuti destinati alle famiglie povere non commerciabili così come indicato sulla dicitura e che adesso serviranno per sfamare cani, gatti, polli e galline della signora Lidia e di suo figlio che ha raccolto il cibo lì dove era stato gettato. Chili di alimenti, un vero e proprio spreco in barba alle più elementari regole di civiltà, ma soprattutto in sfregio alle tantissime persone che quel cibo non lo mangeranno e non possono acquistarlo. Stiamo indagando anche noi vogliamo capire come sia successo, perché noi diamo a strutture caritative convenzionate con noi, tant'è che ci incontreremo la settimana prossima per capire insieme e per cercare anche di migliorare il servizio che facciamo. Tenete conto che il Banco Alimentare in Abruzzo assiste circa, tra Abruzzo e Molise, assiste 44.000 persone e questi fatti grazie a Dio sono sporadici, perché tutta la rete, tutta la rete di convenzione che ci sta con le strutture caritative, la collaborazione con loro ci permette quasi di rintracciare fino all'utente finale dove vanno a finire i nostri prodotti. Quindi sicuramente è un fatto sporadico, lede molto la nostra immagine, perché siamo anche vicini alla giornata nazionale della colletta alimentare, ma mi preme ricordare e riaffermare tutta l'attività che noi del Banco Alimentare, le strutture caritative, anche quelle di Lanciano, fanno insieme a noi per aiutare chi è più povero. Intanto la Procura Frentana ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Dai rifiuti è emerso anche un portafoglio femminile con varie carte fedeltà di negozi e centri commerciali della città. Su tutto indagano gli agenti del commissariato di Lanciano. E adesso torniamo alla politica. Riscrivere la storia della fine della Prima Repubblica e soprattutto quella di Tangentopoli. È stato questo l'obiettivo del convegno organizzato dall'Università di Teramo nell'ambito del Master Enrico Mattei, che ha avuto per ospiti Bobo Craxi e Cirino Pomicino. Il servizio di Elisa Leuzzo. Le conseguenze di Tangentopoli sulla politica italiana, la guerra fredda vista come falsa rivoluzione, la svendita del patrimonio pubblico e l'operazione Mani Pulite. Sono stati questi gli argomenti discussi durante il convegno svoltosi presso l'Università di Teramo, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario per i rapporti con l'ONU sotto il governo Prodi, Bobo Craxi. Se mi è consentito dire, il presente è persino peggiore del passato. E oggi, a distanza di tempo, vale la pena di discutere delle ragioni e della crisi di quel sistema, ma anche della forza con cui venne spazzato via. E la forza, si sa, non è mai democratica. I vinti, ha spiegato Claudio Moffa, coordinatore del Master, sono i cittadini italiani colpiti dalle conseguenze economiche di Tangentopoli. È difficile che non soltanto i giornalisti, ma anche gli storici affrontino problemi come quello della privatizzazione dell'industria di Stato, dell'episodio del Panfilo Britannia o anche degli scenari di politica internazionale che sottendono alcune iniziative della Procura di Milano, i contatti con il console Semler e che riguardano sicuramente, dal mio punto di vista, ma ci saranno poi delle documentazioni in proposito, la politica estera italiana e in particolare l'episodio di Sigonella. Protagonisti Craxi e Andreotti, che sono stati i due principali, diciamo, obiettivi politici dell'operazione Mani Pulite. Il ministro dei governi democristiani, Paolo Cirino Pomicino, oltre all'intervento dal titolo Un paese politicamente disarmato, ha così definito la conseguenza di Tangentopoli sul territorio italiano. La messa in soffitta delle grandi culture politiche. Immaginate se, ad esempio, la Germania avesse avuto una stessa evoluzione come la nostra, per cui avremmo visto un sistema politico in cui ci sarebbe stata Forza Germania, il cavallo, il fiore, il cespuglio, le sette lune e quant'altro. Che cosa avreste detto di quel grande paese?
Torniamo all'Aquila, manca solo l'ufficialità che arriverà nei prossimi giorni per la candidatura a sindaco per le prossime amministrative del 2017 di Pierluigi Biondi, che nel post-sisma ha governato il comune di Villa Sant'Angelo. Proseguono i movimenti del centrodestra in vista delle elezioni amministrative 2017. Dopo l'ufficializzazione della corsa primo cittadino del salviniano Luigi D'Eramo, che ha ricevuto l'investitura direttamente dal leader del partito a Pontida, spunta un altro nome che concorrerà per la poltrona di sindaco. È quello di Pierluigi Biondi, dipendente del comune di Ocre e per oltre 10 anni sindaco del comune di Villa Sant'Angelo, che ha guidato nei drammatici anni del post-terremoto. Biondi, per ora lanciato solo dagli iscrizioni di stampa, ma che entro fine mese potrebbe ufficializzare la discesa in campo, sarebbe a capo di una serie di liste civiche afferenti al centrodestra, ma che non fanno capo ai partiti canonici dello schieramento, dai Forza Italia all'UDC a NCD. Possibile un'adesione al progetto politico dell'ex primo cittadino di Villa di forze più tradizionali come Fratelli d'Italia e non è escluso l'appoggio anche di movimenti di estrema più radicale come Casa Pound, anche se la situazione è in continuo divenire. Una fluidità che potrebbe portare, per esempio, a contatti con i partiti di opposizione in comune per individuare un percorso per una candidatura unitaria. Uno scenario, peraltro, mai escluso neanche dal salviniano D'Eramo. L'obiettivo finale è quello di evitare le frammentazioni e le divisioni che hanno caratterizzato l'ultima campagna elettorale nel centrodestra, consegnando di fatto una vittoria agevole a Massimo Cialente per il suo mandato bis. Il tutto mentre nel centrosinistra è ancora forte l'eco delle polemiche tutte interne tra il gruppo dirigente del Partito Democratico ed il presidente del Consiglio Benedetti. Quasi scontata, a meno di clamorosi stravolgimenti dell'ultimo minuto, la candidatura di Giovanni Lolli, attuale vicepresidente della giunta regionale, mentre è ancora da chiarire se verranno effettuate le primarie di partito o di coalizione. Situazione ancora più incerta nel Movimento 5 Stelle, dove da tempo in atto uno scontro durissimo tra una parte della base grillina ed il gruppo afferente alla senatrice Enza Blundo. I nomi che circolano, dall'ex dipendente regionale Antonio Perrotti all'avvocato Fausto Corti, ex Italia Nostra, non sembrano accontentare tutti ed è prevedibile, anche in questo caso, una guerra durissima che dovrà cercare di smorzare il gruppo dirigente regionale pentastellato. Sul piatto delle candidature, poi, ballano altri nomi, come quello dell'attuale vice sindaco Nicola Trifuoggi, che non ha mai nascosto l'ambizione di correre per la fascia tricolore, o quello degli attuali consiglieri civici, che potrebbero tentare una nuova avventura dopo quella che nel 2012 li portò in consiglio comunale. Un mosaico tutto da definire, con qualche tassello che è stato già posto e con altri che verranno posizionati nelle prossime settimane, perché la primavera 2017, politicamente parlando, è dietro l'angolo. Il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, ha assegnato le deleghe agli assessori comunali Giorgio Di Clemente, il vice sindaco con delega alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale, attività produttive, turismo e protezione civile. Ezio Chiacchiaretta si occuperà dell'urbanistica, dell'edilizia privata, delle politiche del lavoro e di quelle sociali. Maria Rosaria Elia è stata assegnata al settore tributi, alla cultura e alle manifestazioni estive. Massimiliano Bronzino Cesario si occuperà dei lavori pubblici, della Polizia Municipale e dell'Ambiente. Esther De Nicola è invece il nuovo assessore al bilancio e alla sanità. Quest'ultima, già capogruppo della lista di maggioranza Progetto Comune, subentra nell'esecutivo a Gabriella Federico, che alcune settimane fa aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico. Per la nuova giunta la prima uscita pubblica sarà domani nel Consiglio Comunale, previsto nel pomeriggio alle 17.30. E questa mattina alla Torre del Cerrano si è tenuto un convegno per esaminare le prospettive delle aree marine protette nella nostra regione. Sentiamo. Conservazione, prospettive di sviluppo locale sostenibile delle aree marine protette nel rispetto della biodiversità, facendo squadra per crescere. Questo è il tema del convegno che si è tenuto oggi alla Torre di Cerrano, alla presenza fra gli altri del sottosegretario alla giunta regionale Mario Mazzocca e del presidente del CDA dello zoo profilattico Manola Di Pasquale, oltre a numerosi amministratori locali. È un ulteriore approfondimento di un progetto che la comunità europea ha ritenuto giusto implementare, finanziando un cosiddetto progetto di capitalizzazione proprio per mettere a frutto i risultati già ottenuti. Credo che la battaglia che abbiamo condotto sulle trivelle, che per ora ci vede
comunque sorridenti, e non può e non deve essere mai sottovalutata, perché i pericoli sono sempre all'angolo, e noi riteniamo che lo sviluppo del nostro Abruzzo deve andare in una direzione di chiara e evidente sostenibilità. Credo che oggi la natura, il benessere e soprattutto la solubilità dei luoghi e degli ambienti è un punto di partenza per la regione Abruzzo, sia con riferimento alla necessità che l'ambiente è salute umana, e sia con riferimento a uno sviluppo economico che viene non solo dal benessere dell'ambiente ma anche dal turismo. Un convegno importante anche per far conoscere questa struttura che evidentemente può essere ancora più sfruttata. Sì, generalmente quando si parla di aree marine si parlano di zone protette come i parchi, e molte volte si guardano solamente le negatività e le limitazioni che vengono, ma non si comprende l'importanza che invece loro hanno anche per uno sviluppo economico di un territorio. Cambiamo argomento, un mezzo che sarà utilizzato per contribuire a rendere meno disagevoli le esigenze di mobilità avvertite dalle comunità locali che hanno subito danni alle infrastrutture varie a causa di eventi sismici o idrogeologici. È stato accolto così all'Aquila l'arrivo del pulmino Citroen Jumper donato alla regione da Banca Popolare di Bari, con una delegazione costituita da Arianna Cutrignelli, Nicola Di Cosola e Biagio Fischetti. Dopo la consegna del pulmino alla Protezione Civile regionale, la delegazione a bordo dello stesso mezzo ha effettuato un sopralluogo nel centro storico all'Aquila per verificare lo stato della ricostruzione, soprattutto sotto l'aspetto del tessuto economico e produttivo. E adesso andiamo ad ascoltare insieme una intervista all'ingegner Nicola Di Cosola della Banca Popolare di Bari. D'intesa con la Protezione Civile, oggi siamo qui per la donazione di questo furgone, nella speranza e con l'augurio che possa continuare a supportare la Protezione Civile nell'attività che oggi sta continuando a compiere a sostegno delle popolazioni. Cambiamo argomento, una storia di emigrazione, di forte legame con la terra d'origine Loreto Aprutino, è quella che arriva dalla famiglia Marrone. Il capofamiglia Antonio è voluto tornare da Israele in Abruzzo alla ricerca delle sue radici, lo hanno seguito i figli, anche loro curiosi, così come i nipoti, di conoscere la regione Abruzzo. Il servizio è di Vestina News. Questa è la storia della ricerca delle proprie origini da parte di qualcuno che è nato qui tanti tanti anni fa. Alcuni hanno abbracciato la fede israeliana e sono trasferiti in Israele, altri sono in Belgio, altri sono rimasti in Italia. Dopo tanto tempo uno dei fratelli da Israele è voluto tornare qui a Loreto Aprutino per rivedere le sue origini. Figli e nipoti lo hanno voluto raggiungere per conoscere anche loro le origini della loro famiglia, la famiglia Marrone. Grazie all'accoglienza che abbiamo ricevuto, perché è lungo tempo che noi manchiamo di qua, tante cose non c'era. Troviamo una grande differenza nella mentalità, nello sviluppo sociale, nello sviluppo economico, molte cose che sono restate meravigliate. Posso dire che io non ho vissuto qua. Nel 70, giusto preciso, nel 70. Il 3 novembre siamo trasferiti in Israele. Io mi trovo benissimo, sono la moglie di Antonio, di Antonio Marrone, sì. E così ho fatto una bella famiglia e ho i figli sparsi, anche io sto in Israele, i miei figli stanno 2 in America e 2 ce l'ho in Israele. E 8 nipoti. Daniele Marrone. Davide Marrone. Deborah Aloni. Ed ora la pagina dello sport, calcio di Serie A in primo piano. Ovviamente parliamo del Pescara. Dopo la squalifica di 2 giornate con la prova TV a carico del difensore del Delfino Francesco Zampano, la Pescara Calcio ha annunciato ricorso perché, secondo la società biancazzurra, le immagini in realtà dimostrerebbero l'involontarietà del tocco con il braccio del giocatore. Intanto ci sono problemi in difesa per Massimo Oddo, che dovrà schierare la formazione per il match di sabato contro il Chievo. Ancora out Coda, da valutare le condizioni di Crescenzi. Il capitano Ledian Memushai è pronto a rispondere alla convocazione della nazionale albanese per il match di sabato e intanto parla così del momento della squadra.
È stato rinviato l'appuntamento con la vittoria, in campo però si è visto un Pescara Gagliardo. Già prima sapevamo che era una partita difficile, se magari mi avessi chiesto prima se il pareggio andava bene ci avrei messo una firma prima della partita, perché è un campo difficile. Poi dopo, per come si era messa la partita, è vero che erano in 9, però c'era anche ancora poco tempo, non c'era tantissimo tempo. Siamo stati bravi a pareggiarla, perché sono ancora più difficili, perché anche se sono in 9 però si chiudono tutti là dietro e quindi era ancora più difficile, però siamo stati bravi a pareggiarla. Come si può inquadrare questa partita di sabato con il Chievo Verona, che è un po' una delle sorprese di questo inizio di campionato? Lo danno per retrocesso ogni anno e ogni anno dimostra che dietro a una squadra c'è un'organizzazione della società che ogni anno non sbaglia niente. Anche quest'anno, in questo inizio di campionato, hanno dimostrato che stanno facendo la grande. Per noi è una partita importantissima che dovremo cercare, come abbiamo fatto anche con le altre, di vincere. Adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Oggi doppia seduta per i giocatori in vista del match di sabato in casa del Sud Tirol. Il Diavolo cerca il primo blitz esterno in campionato dopo la prima vittoria interna sabato scorso contro il Fano, mentre l'attaccante esterno Mirko Petrella è a caccia del suo primo gol stagionale. Ascoltiamolo. Per come eravamo messi in classifica, questi 4 punti ci servono come il pane. Adesso ripartiamo dalla buona prestazione di sabato per andare a fare un'altra buona prestazione su Tirol. Cosa vi ha dato? Ma sicuramente tanta carica, che già avevamo prima, però bisognava solo metterla in campo. Adesso arrivano anche i risultati, quindi di conseguenza si lavora col sorriso, è anche più facile preparare la partita. E adesso la prima vittoria è arrivata, ma non basta, adesso bisogna farne altre tante, quindi ci vuole tempo, stiamo lavorando comunque ogni settimana e cercheremo di capire il prima possibile i meccanismi del mister per metterli in campo il sabato, la domenica. Adesso piano piano scaliamo questa classifica, anche perché stare nei bassi fondi, io da quando sto a terra non ci sono mai stato abituato, quindi era una situazione un pochino strana e da adesso ne dobbiamo venire fuori. Che giudizio mi dai su Sansolini, essendo un nuovo compagno, insomma, come lo giudici? Ma sicuramente un uomo spogliatoio, un uomo da imitare, perché chiaramente la sua storia un pochino la conosciamo tutti quanti, non siamo qui a ripeterla. Lui ci dà tanto sia dentro che fuori lo spogliatoio e quindi è sicuramente un ottimo compagno di squadra e da cui bisogna apprendere il più possibile. E un'ultima notizia invece che riguarda i dilettanti e l'eccellenza, perché tra poco più di mezz'ora si disputa la sfida tra Morrodoro e Miglianico, valida quale recupero della terza giornata d'andata del campionato regionale d'eccellenza. Ad arbitrare l'incontro sospeso a causa del maltempo lo scorso 18 settembre sarà Stefano Altobelli della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Stefano Papa di Chieti e Stefano Bruni di Pescara. Questo per quanto riguarda l'eccellenza. Ed era anche l'ultima notizia del nostro giornale. I prossimi appuntamenti, ve li ricordo, con il TG6 sono alle ore 19 e alle ore 23. Vi ricordo anche che tutti i nostri servizi sono disponibili su internet, sia sulla pagina ufficiale della nostra emittente www.tv6.it che sulla pagina YouTube. Ovviamente ci sono a disposizione tutti i filmati realizzati dalla nostra redazione. Grazie per averci seguito anche oggi, vi auguro una buona giornata.